uomo. Allora, beh, grande figa quella. Ma è finta però. Finta, è vera? La foto ritrae una donna di gran beltà. Questo è il falò della beltà, che entra da imbranato, no? Con calma olimpica. Il vociare fastidioso della gente. E gli uccelli melodiosi. Sì. Anche lui non è male, eh? Palestrato. Peli superflui, tutto depilato. Lei fa Pilates. Allora, uomini, dobbiamo essere un po' scherzosi. Vediamo di scherzarvi sopra. Sopra cosa? Questa tragedia da me incarnata. Io la butto a ridere, ma malgrado il mio ottimo carnato, mi sono incarnato, sì, in Brandon Lee del Corvo, che adesso sarà interpretato in una nuova versione da colui che viene ammazzato da Keanu Reeves, lì doppiato, John Wick 4, da colui che doppiò Brandon Lee di The Crow. Le conseguenze. Le conseguenze delle mie azioni o della scelleratezza altrui, che volle, sì, scelleratezza incarnata in una persona, personalizziamo questa parola, volle compiere un'abominazione, un abominio, un'aberrazione, insomma, oddio, sono inalberato. Sono spettinato, sono strampalato, ma voi non sapete chi sono. L'altra sera mi sono presentata a uno, lei non sa chi sono io. E tu chi sei? Uno sfigato. Ah, l'avevo capito, sì, ma non era certo, non avevo la certezza matematica. Poteva intuirlo. Presumeva, questo è il lupo che perde il pelo, no, che lo guadagna, pelo dal licantropo, scusate, perdi il pelo ma non il vizio. Sono sfigato però viziato, no, cascai in un circolo vizioso. Tempo fa provai anche a suicidarmi, anzi mi suicidai, sì, sì. Presi una ferra e una pistola, scoppiò il cervello, ma per un caso strano, assurdo, umano, unico il mio, il cervello si ricompattò e rientrò. Quindi vi posso dire, non sono morto, sono un non morto, un Nosferatu, sarà interpretato da questo Skarsgård. Ma fuoco e fiamme, il falò, che sciagura, quella morte inopportuna, che sventura, che disgrazia, che tragedia. La morte di Brandon, lì, Eric Driven, boh. Il fascino del Brandon Lee, c'è tutto, con un po' di trucco, eh? Divento anche Joker. Voi imbruttite, siete abbruttiti. Io più passo il tempo più mi restauro, più resuscito, più ringiovanisco, più son bello, eh? E voi siete sempre più brutti, però sempre più ricchi. Siete sistemati e me conciaste, sistemaste per le feste. Non va bene, no, non funziona così. Cosa? So io cosa. Il farò è autore di questa trilogia, no? Di John Wick, no? Tetralogia, John Wick 4, no, il commissario Flo, ma ci sarà il quarto, l'ho già iniziato, ne ho scritto l'incipit, ne ho scritto, sottoscritto, no? La prefazione, il prologo, ci sarà l'epilogo, e quindi riepilogando, ricapitolando, ci saranno tutti i capitoli, no? Quindi avete capito, no? Questo è un delirio, e questo un patetico imitatore di Denir.
un cambiamento mostruoso. Io sono un attore monster. Sì. Poco in passato mi mostrai, la gente pensò, quello è un mostro. E non si mostra, che è il femminile di mostro, no? No, mostra, lui non si mostra, verbo che può essere riflessivo, no? Come me. Mostrare, anche mostrarsi, prima persona singolare, come me, persona singolare. Come mi vengono? È un video così improvvisato. Comunque quella non è male. Chi è quella lì? È lui che... Bel culo, eh. Ma è una foto, quindi stanno in posa. Ha dato una botta. E lui ha dato una botta a lei. Lo specchietto retrovisore, lui nel di dietro. Solo davanti? Complimenti comunque. Un'ottima figlia, sì. Però è finzione, questi fisici di plastica. Qui sarà un fisico nucleare. Sì, d'altronde, al fisico proprio atomico. Tanti soldi. Però non è vero. È bello, ma bello. Non si vede in viso, gli occhiali da sole. Lei è di profilo, così. Qui deve essere uno che si crea anche. I falsi profili, sì. Essere un figlio di puttana, questo. Ridiamo. Non ci resta che ridere, perché c'è il film, non ci resta che piangere, ma anche non ci resta che ridere. È sbagliato quel titolo, eh? Non ci resta che piangere, no, non ci resta che ridere, perché dopo aver pianto tanto, non la pianto, non la pianto. Voglio provocare. Serve un impianto. E basta con i rimpianti. Rimpiangere non può piovere per sempre. Infatti, dopo una settimana di pioggia ha smesso, il clima è sereno, io non tanto, però non ho raggiunto la serenità. E che si può fare? Ci si va a ubriacare. Per smaltire le delusioni, per ingerire un po' d'alcol. Uomini alcolizzati, uomini dell'alcolista anonimi, uomini. Io sono e rimarrò sempre un uomo ignoto, anonimo, ma non un ubriaco. E non voglio ubriacarvi con le mie cazzate, anche perché potrei, donne, stordirvi col mio fascino dell'uomo che non deve chiedere mai un'altra vostra presa per il culo. Sono esperto di freddure. Ancora mi sono curato dal raffreddore, però. Il liquore. Uomini liquorosi. Uomini calorosi. A malincuore e anche di tutto cuore. Sentito proprio. Strappatomi. Voglio dire che a voi uomini strapperò, ecco, e a voi donne soltanto le mutande. Sì, questa è una faccia da culo, infatti. Una faccia di merda. Da culo esce, o escono le merde. Sì. Quindi vaffanculo. Le sfanculo. Mi sta venendo così bene, bene, molto bene. Lei vuole venire con me? Verremo assieme o soltanto berremo? Beviamoci su, dai. E lei lo berrà? Che cosa? Il vino. Quando voglio sono divino. Posseggo anche l'arte divinatoria dell'uomo che vede sempre oltre, riesce a comprendere il suo futuro. È lungimirante ed è per questo che è triste, perché il futuro si prospetta orribile, orribile. Come questo film, le aspettative sono molto basse e saranno ancora peggiori dopo aver visto il trailer. Forse sarà un film bellissimo con questo ragazzo. Sembra che abbia l'orecchino, no? Quindi, ricchioni, io non sono Pinocchio, non sono neanche Pinocchio, no?
Però è vero, sono un po' pinocchiesco, sì. Naso lungo, direttamente proporzionale o proporzionato a qualcosa. No, non sto mentendo, questo è vero. Volete appurare con mano? E poi, berremo, no? Quindi, sto pensando che in effetti io sono un grande attore. Per anni ho dovuto mascherare, e mascherai molto bene il mio disagio esistenziale, lo ce l'hai, no? Era visibile proprio, eh? Questo sguardo catatonico, con la mano sempre tremolante, il tremolio dell'uomo farneticante, un falò delirante, parla da solo, sì. È pazzo, è pazzo. Sì. Il corvo, basta con le racchie, con le cornacchie, quella è buona. Sì, però quella vuole i soldi. Comunque, non bastano soltanto i soldi, eh. Ci vuole anche qualcos'altro. Questa dicasi quindi faccia di culo e di cazzo. Il corvo, c'è anche il grande Danny Houston, grande attore, grande attore, grande attore e gladiatore. Sempre Luca Ward che. The Ward, Luca Ward che. Doppio Russell Crowe, è il mio segnale scatenato all'inferno. E quindi fuoco e fiamme, e viva il falò delle vanità che quando si infiamma è infiammata. Sì, fui afflitto, malato. Diciamo metaforicamente infiammato da un malessere profondo e sprofondai nella notte cupa d'una vita dura. Ma sono un uomo imperituro e ora voi riceverete una fregatura. Che uomo, dai denti gialli come i libri che scrive, che sono anche dei noir e degli hard-boiled. Qui, con un grande direttore della fotografia, possiamo veramente realizzare qualcosa di magnifico, splendido, splendente. Bisogna però smacchiarsi i denti. Il genius. Un uomo che sa il falò suo. Il falò. Non ho utilizzato il forno, capelli sfibrati e adesso occhiali in fibra ottica di carbonio 14. No, miei fossili. Avete presente il carbonio che sapete voi? Voi andate carbonizzati, bruciati, inceneriti. Il commissario è un uomo erudito, eh? Parla in maniera forbita. E utilizzerà anche le forbici, sì, tagliamo qua.